No sé si tú hoy estás muy cabreado o no, a pesar de salir un décimo, hay margen para pensar en la remontada mañana. Cabreado es como enfadado. Era un vídeo sobre enfados, arrabiato en MotoGP. No sé si hoy estás arrabiato o no, o a pesar de salir un décimo, hay margen para pensar en la remontada mañana. Sicuramente sono molto deluso perché un decimo non è una buona posizione per la partenza. E purtroppo in queste condizioni mezzo e mezzo soffriamo tanto perché per me personalmente le gomme sono troppo morbide, quindi faccio molta fatica sia davanti che dietro, già dopo due giri mi si comincia a chiudere e devo cercare di non posso guidare al limite, ecco. E ho cercato l'ultimo giro di fare tutto dolce, tutto bene. Sono riuscito a migliorare, però non è bastato, ecco. E, bisogna vedere le condizioni domani, perché sull'asciutto sono messo piuttosto bene, il mio passo è abbastanza buono. E secondo me anche full wet non sono messo male, anche se sono un po' più in difficoltà, però non sono messo male. Però se anche domani sarà così, mezzo asciutto, mezzo bagnato, saremo in grande difficoltà, anche perché abbiamo poche altre cose da poter fare, ecco. El que sí que parece que ha funcionado bien en estas condiciones es, por ejemplo, en este caso, el motor de Zarco. Apuntaba antes Maverick en la entrevista que funciona mejor ese motor que el vuestro en mojado. La pregunta es, ¿funciona mejor y qué motor lleva Zarco? Io penso che nelle gare, nelle condizioni in cui abbiamo dei problemi che le gomme sono troppo morbide, Zarco è molto bravo, perché forse è la sua fisico, ma anche il suo modo di guidare. Lui è molto bravo, stressa poco le gomme, quindi in queste condizioni lui è più veloce. E non credo che sia per il motore, però non lo so. E invece noi soffriamo di più. Però vabbè, vediamo domani, cercheremo di fare comunque ancora delle modifiche per vedere, però soprattutto dobbiamo sperare in full wet o full dry. Suerte mañana. Grazie, ciao.